Il Lazio protagonista del dibattito politico italiano con tre eventi, due a Roma, uno a Viterbo. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha chiuso all'Isola Tiberina a Roma la manifestazione Atreju, una tre giorni dalla lunga tradizione che ha come motore i giovani e si caratterizza per dibattiti e incontri. Quest'anno tra i protagonisti il premier Conte, leader della Lega Salvini ed esponenti Dem. Nella giornata conclusiva si è parlato delle prossime elezioni regionali, del nuovo governo e del futuro del centrodestra. Rinnovo al centrodestra la richiesta di mettere nero su bianco che non si faranno mai più governi con gente che si è stati eletti per combattere. E i temi centrali dell'agenda politica sono stati discussi anche nel corso della manifestazione L'Italia e l'Europa che vogliamo, organizzata a Viterbo da Forza Italia, cui è intervenuto al telefono il leader Silvio Berlusconi, ribadendo la collocazione del suo partito all'interno di un centrodestra liberale. Bisogna pensare ai cittadini, ha detto nel suo intervento il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, che è ritornato sulla necessità di accelerare sulla ricostruzione nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto. Noi abbiamo fatto di più di quello che ha fatto il governo precedente, il governo attuale, per le aree colpite dal terremoto. Non li abbiamo mai dimenticato. La lotta alle disuguaglianze, il futuro della sinistra, al centro della festa che si è chiusa la città dell'altra economia a Roma, dove si è discusso delle priorità del nuovo governo e dell'impegno del nuovo esecutivo per rilanciare il ruolo della capitale e metterla al passo con le altre grandi città europee. Nel confronto con la sindaca abbiamo affrontato la questione dei poteri e dello statuto di Roma Capitale e delle risorse, perché senza più poteri e maggiori risorse le drammatiche condizioni quotidiane dei romani non vengono risolte.